Quando io ero a bordo campo, magari coglievo un qualcosa, no? Dicevo, attenzione, ha detto, ho mal di stomaco, devo andare in bagno, e mi sembrava una cosa da dire, Sandro Piccinini l'ha esaltata. Hai sentito Carlo? Lui si è sempre... Bruno Longhi diceva questo, parte la palla sulla fascia di destra e ignorava tutto. Completamente. Pallone a Kakai, viene avanti Smoking Bianco, può mettere il pallone dentro, colpo di testa, gol! Shevchenko dopo un minuto, Gulliver nel paese dei Lilliputiani, è venuto avanti e ha guadagnato metri su metri, pallone dentro, cerca di andare Ibrahimovic, attenzione, la girata, gol! Ibra suprema, si su rovesciata, capolavoro! Wonka, vediamo il movimento di Pippo Inzaghi, attenzione, Pippo il tiro, gol! Pippo, Pippo mio, impazzisco, Pippo mio, impazzisco, grazie, Dio del calcio, grazie! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ho l'onore in questo nuovo video di avere a fianco a me un totem del giornalismo sportivo, in particolar modo di quello che io reputo il mestiere più bello del mondo, vale a dire il racconto delle partite di calcio, la telecronaca. Un saluto a Carlo Pellegatti. Saluto a tutti. Come stai, Carlo? Bene, tutto a posto. Bene, allora io parlo anche facendo un po' la voce di chi ci ascolta e credo, ti parlo di me ma ti parlo, ti ripeto, anche dei ragazzi a casa. Penso a Carlo Pellegatti, penso alla voce del tifoso, in questo caso tifoso rossonero. Anziché farti la classica domanda dove nasce, quando nasce la passione per la telecronaca, ti chiedo dove nasce la decisione di intraprendere il percorso di telecronista tifoso, perché come tu ben sai, insomma, ci sono due strade che un telecronista all'inizio può scegliere, no? Sì, ci sono stati così un po' di critiche magari all'inizio perché c'era veramente c'era la telecronaca di parte, però io sempre saputo che chi mi seguisse avrebbe voluto una telecronaca un po' così. Sì. Però nonostante questo io non sempre, ma in generale ho sempre rispettato gli avversari e soprattutto gli arbitri. Il fatto che non abbia mai avuto un problema con gli arbitri e che abbia sempre mantenuto e mi salutano sempre con simpatia e affetto fa capire che non ho radiocronache di parte, ma non radiocronache, diciamo, maleducate o irrispettose. Ecco, io per esempio, l'avversario sbaglia, se fosse un giocatore del Milan è ovvio, ma se l'avversario sbaglia, dire tiro inguardabile, non si può tirare così all'avversario in 40 anni di telecronache, non l'ho mai detto. Più facile dirlo magari alla squadra. No, neanche la Milan, no, per principio, okay, certo. Perché diceva sempre Sacchi, ha detto che mi ha conosciuto quando il grande Manzo ha tirato da un metro alto, da un metro dalla porta, e io ho detto, ah, questa zolla traditrice, ricorda Ecco, sempre questa quindi frase. c'è un termine che tu hai utilizzato che fa tutta la differenza del mondo poi. Tu hai detto radiocronaca, perché spieghiamolo, non tutti vanno a sottolineare l'enorme differenza che c'è tra radiocronaca e telecronaca. Tu sei partito dalle radiocronache. Io ho cominciato con la Video Delta, che oggi è Rete 4, con le telecronache. Ok. Telecronache. Poi per tanti anni con Radio Panda, Radio Peter Flowers, Radio Cronache. La Radio Cronaca c'è Aldo Grasso che critica sempre, secondo me anche giustamente, i telecronisti di oggi, perché diventa quasi una radio cronaca. Esatto, parlano Certo. molto molto molto. Ha anche ragione, è vero, la telecronaca dovrebbe essere più modulata. In Germania addirittura giocatore giocatore. Schmidt, Beckenbauer. Carlo, tu a strainirti in file. Oh, grande, grande. E dopo gliela faccio in italiano. Io però, mettendo i soprannomi, pitturando l'azione, eccetera, anche durante l'azione le pitturavo, quindi
quindi parlavo molto. Una cosa che a me non piace dei miei colleghi telecronisti, ce ne sono alcuni anche bravi, giovani, che ti accompagnano nella telecronaca. Questi non mi danno fastidio, anzi, sembra che non ci siano ed è un complimento. Certo. Invece quelli ci sono anche bravi, è la loro filosofia, che rispetto, però io se posso vado a vederla in francese o in altra parte. Quando incominciano a dirmi cosa è successo durante la settimana, la intervista di un giocatore cosa ha detto, e la storia di sua moglie che ha comprato due abiti di Yves Saint Laurent, ecco, quello veramente mentre la palla è in area, oppure mi interessa di più che mi dicano cosa succede in quel momento, tecnicamente dov'è l'errore del terzino che non riesce a fermare l'avversario. Eccolo, quello mi interessa. Se mi racconti cosa ha detto in settimana, per me è insopportabile. Può però secondo te esserci un giusto mix? Mi spiego meglio. In un momento di insomma morto dell'azione, no? La palla che esce in fallo laterale, allora dammi la storia di quel giocatore. Mi dici, guarda, è un giocatore che ha segnato, pensate ragazzi, 27 tiri sempre all'incrocio dei pali e ha fatto 32 gol. Va bene, la storia. Però questo non ma sapevo. Non deve essere un qualcosa. No, la storia, storia, ecco. E poi soprattutto, altra cosa, mi fai cadere. Adesso ti spiego. Ecco. Al tifoso non devi spiegare. Cioè, il tifoso ha la sua idea. Puoi dirmi: attenzione, sapete perché ha fischiato l'arbitro? Perché qui ha alzato troppo il gomito, e questo l'accetto, no? Poi c'è modo e modo di dirlo. Io per esempio, appunto perché pitturavo molto le telecronache, io della squadra avversaria, ma non ho detto che faccio giusto, perché magari a un tifoso interessava anche sapere qualcosa di più, mettevo il giocatore, anno di nascita, da che squadra veniva, qualche volta. Certo. E la nazionalità. Abbiamo parlato giustamente del tifoso, telecronista e radiocronista tifoso. C'è un Carlo Pellegatti per rima della telecronaca tifosa? Cioè, un telecronista imparziale? Beh, telecronista imparziale in teoria sempre tu. Sì, mi spiego, cioè, un non tifoso del Milan, ti è capitato magari di fare un le prime telecronache, le prime radiocronache? Ah, un Pellegatti imparziale. Esatto. Sì, ho fatto anche delle telecronache, magari più che telecronache, commentavo e si sentiva la voce a Tele Lombardia. Okay. Ho fatto anche un Inter Bayern, una roba del genere. Però Mediaset non me le ha mai date le partite, diciamo, non di parte. Ok. Io ecco, questa cosa qui mi è sempre un po' dispiaciuta, nel senso che ti sarebbe piaciuto? Non sono così stolto da non so fare una telecronaca, okay, ovviamente, certo. Tra due squadre, magari mettendo la piccola cosa, il cammino mio, sì, davanti dopo un'azione, un tiro morbido come una mousse al cioccolato, si può dire anche se la partita è Venezia Como, cioè. Ma certo, assolutamente, perché va anche un po' a renderti riconoscibile. Ecco, no? Esatto. Il telecronista, però non me l'hanno mai fatto fare. Mi hanno sempre pensato che io, essendo matrice Milan, molto matrice Milan, non hanno mai pensato di farmi fare altro. Prima hai sottolineato come negli anni il modo di fare la telecronaca sia cambiato. Ad oggi spesso e volentieri sentiamo più radiocronache anche in televisione. Ma questo nuovo modo, se fatto non in modo troppo esagerato, no? Quindi ad accompagnare l'azione, come dicevi prima, può piacerti più di quelle iniziali telecronache o sai, sei affezionato? Federico, è un po' cambiato, perché una volta non c'era il talent di fianco. Adesso non serve neanche la radio cronaca telecronaca, perché diventa dopo più l'azione c'è il, diciamo, l'opinionista che dà il suo giudizio sull'azione. Certo. Ti faccio due esempi, giusto per capire un po' qual è la tua scuola di pensiero. Caressa Bergomi, una coppia che mi viene in mente, Trevisani Adani, un'altra coppia che mi viene in mente. Immaginavo. Ti faccio questo paragone perché la prima differenza che mi viene in mente tra queste due coppie è proprio il modo di colloquiare durante la telecronaca. Nella prima coppia abbiamo Caressa che ha un modo comunque abbastanza, tra virgolette, classico di commentare la partita. Anche lui tira dentro l'aneddoto, ma racconta quello che accade in campo. Bergomi parla poco.
Dall'altra parte invece abbiamo Trevisani e Adani che spesso e volentieri chiacchierano, mi viene quasi da dire così, tra di loro. È un qualcosa che onestamente a me piace, ma volevo capire la tua. Certamente Adani ha un modo di fare nuovo, sì. E come tutti, diciamo, coraggioso, se deve dare un'opinione la dà, se a un lui piace un giocatore lo dice, senza trincerarsi dietro diplomazia. Non che non sto facendo adesso il paragone con Carles Berg. Ok, certo. Sto dicendo che Trevisan, soprattutto, va bene anche Trevisan, ma dei quattro la novità è Adani. Sì. E quindi quando c'è sempre qualche cosa di nuovo, la cosa di nuovo, se non è una cosa sgradevole, e nel caso di Adani non è certo sgradevole, è anche divertente un modo di fare. E quindi so che sono stati criticati, mi sembra, dopo un gol dell'Inter, sì, l'Inter Tottenham, e lì li ho criticati anch'io perché sono ero tifoso del Tottenham. Ok, quindi però loro non pensavano che ci fossero dei tifosi del tanti tifosi del Tottenham. Allora lì ha urlato per l'Inter, sì, ma lui ha urlato per l'Atalanta, ti parlo, esatto, anche quindi il fatto, perché molti puristi l'urlo è una cosa considerata negativa. Diciamo che l'equilibrio, secondo me il telecronista più equilibrato è quello che francamente piace a tutti per il suo modo educato, garbato, ma soprattutto professionale, preparato. Direi che secondo me quello che ho sempre preferito, forse anche perché è un amico, ma non solo per quello, è Sandro Piccinini. Certo. Sandro Piccinini mi sembra che raggruppasse la preparazione sui giocatori e sulla squadra avversaria senza mai esagerare. Assolutamente. Il suo modo di, magari, il mio musco me la mousse al cioccolato, e la sua era la sciabolata. Certo. Quindi anche lì un modo riconoscibile, anche lì. Riconoscibile, e poi l'urlo giusto per poi ritornare indietro. Mi sembra che se si dovesse dare un telecronista da imitare, okay, mi sembra che Sandro Piccinini racchiuda tutto quanto. Uno magari esagera di qui, l'altro esagera di là, e poi c'è invece la perfetta sintesi, che è proprio Sandro Piccinini. Uno che mi faceva arrabbiare era Bruno Longhi, perché Bruno Longhi è altro telecronista storico. Quando io ero a bordo campo, magari coglievo un qualcosa, no? Dicevo: attenzione, ha detto ho mal di stomaco, devo andare in bagno, e mi sembrava, sì, una cosa da dire. Sandro Piccinini la esaltava. Ok. Hai sentito Carlo? Lui sa sempre. Bruno Longhi diceva questo, parte la palla sulla fascia di destra e ignorava totalmente. Si limitava. E allora per me bordocampista era una frustrazione. Immagino, perché poi. E lui andava la cosa. Ogni tanto magari me la prendeva serena, che ha fatto, okay, per anni il talent con Bruno Longhi. E invece, ti dicevo, per chiudere, mi piacerebbe che tu dessi un consiglio, perché no, ai giovani telecronisti, ai giovani ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere. Io direi una cosa, e un'altra cosa che non sopporto è il telecronista che dice: ah, questo sembra Maglianella, ah, questo sembra Teresa. Il non copiare, tra virgolette. Fai la tua telecronaca, cioè, la fai al meglio possibile, non esagerare, cioè fai quello che ti senti, cioè una telecronaca, il tuo stile, viva col tuo stile senza imitare nessuno. Certe volte veramente ne sento tanti che sembra proprio veramente la stessa cosa. Allora io, Carlo, ti ringrazio per questa piacevolissima chiacchierata, spero che anche a voi abbia fatto piacere scoprire qualche aneddoto in più, cogliere magari qualche consiglio. Ci sono tanti ragazzi che personalmente mi chiedono consigli sulla telecronaca, ma chi meglio di te naturalmente può darglieli. Io ti ringrazio ancora, ricordo che in descrizione c'è il tuo canale YouTube, perché siamo attivissimi anche lì, lasciamo anche l'Instagram di Carlo Pellegatti, trovate anche naturalmente i miei social. Vi ringrazio se avete seguito il video fino a qui, ringrazio anche Carlo. Un saluto a tutti e speriamo di troverai un altro spunto per un'altra chiacchierata diretta. Vedremo, va benissimo, dateci anche qualche consiglio magari nei commenti. Ciao ragazzi, alla prossima. Arrivederci.